Ne abbiamo avuto Nini Bruschetta, Nicola Nocella, Luc Merenda, Carlo Cotti, uno dei registi che ha lavorato con i più grandi registi della storia del cinema. Abbiamo avuto Luciano Sovena, il presidente della Roma Lazio Film Commission. Uno degli incontri più esaltanti sono stati Pivio e Aldo Descalzi, cioè pluripremiati Davide Donatello, per le loro composizioni sonore nei film. Il cinema è tanto un po' la summa di tutto il lavoro del gruppo Cineform, il compimento di un percorso. E nasce da un'amicizia forte nei confronti di una persona importantissima nel mondo del cinema, un'amicizia personale che poi è diventata anche l'amicizia della città di Quigliano. E questa amicizia corrisponde al nome di Steve Della Casa. Grazie a questa amicizia io ho avuto come una sorta di lasciapassare all'interno del mondo cinematografico di chi il cinema lo fa veramente. Allora, questa possibilità poteva essere sfruttata in diversi modi. Io l'ho girata sul mio territorio. Ho avuto questo desiderio forte che queste amicizie venissero a testimoniare la loro professionalità e le loro capacità nel mio territorio, attraverso un premio cinematografico, che è un po' la scusa per poter incontrare, far incontrare la cittadinanza e gli appassionati di cinema con queste persone che il cinema lo fanno e l'hanno fatto. La prima edizione è stata nel 2017. I primi due ospiti sono stati Maurizio Nichetti e Francesco Amato. Li abbiamo accolti nella cornice di Villa Maria, tra l'altro, che è una villa ottocentesca che è di proprietà della città di Quigliano. Nel corso degli anni il palmarès di questa kermesse è tra i più invidiati del territorio, non solo in Liguria, ma anche in Italia. Cioè abbiamo dei Davide Donatello che sono stati ospiti del premio Quigliano Cinema.